Deposito scricchiolante. Ecco, qua un inganno sarebbe stato molto utile, soprattutto se è quella... no, ok, non è quella. Ditemi ragazzi, mi raccomando, se lagga, perché in caso devo subito cambiare l'impostazione dello schermo. Da molto che ti seguo YouTube, finalmente ho trovato un po' di tempo per seguirti anche qui. Ciao Zereghino, grazie mille del follow, benvenuto anche tu fra i serpentelli qui su Twitch. Spero che ti troverai bene, mi fa piacere che ti piacciono i miei video su YouTube. Tra un po', tra l'altro, come dicevo, abbiamo scoperto una cosa di YouTube che fa che è molto infame. Sostanzialmente ti abbassa la qualità se sei uno YouTuber piccolo. Quindi abbiamo scoperto come sistemarlo adesso. E tra un po' usciranno tutti i video grossi, cioè usciranno i video in qualità giusta. Ho portato a casa dei bambini nel 22 e non ho avuto il tempo da ieri. Tra l'altro sto leggendo, ho fatto questo ceso. E da ieri si è ricoverato in ospedale. Che cazzo è successo, Buck? Come stanno le bambine, comunque? La bambina portachiavi ha vinto, Vincenza. Il problema di Discordance è che spesso a rank alto non fanno insieme il gen, perché lo sanno che è molto più conveniente non farli assieme. Ok. Adesso molliamo sto ceso e andiamo al TP lì, che probabilmente saranno per fare il save. Infatti. Ah, non ci sono arrivato. Nice, 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 bait. Bam. Tra qualche giorno posso scrivere per una cosina. Su Discord forse è il migliore. Nel caso, Buck. Allora, barbecue molto comodo, però... Ok, sono questo, direi. Perfetto, sta anche regredendo perché lo scourge e l'abbiamo cacciata dal suo gen. Non l'hai prestigiata lei? Io? Io sì, ho prestigiato. Conta che ho tutti i killer almeno al 3. Dai, ma levati dal cazzo! E due coglioni. Qua inganno è mandatorio in questo... Ok, meno male ho usato subito il godpall. Vedi, inganno qua è mandatorio perché è troppo forte sto tiles per surva. Però qua dovremmo riuscire a prenderlo. Se non ha The Dard, non ha The Dard. Meno male che mi ha fatto i teabag. Di notte dopo mezz'ora mi sono sentito male, un dolore d'addome, non riuscivo a muovermi dai crampi. Pronto soccorso dopo la visita delle guardie, esisto. Pancreatite dovuta ai... Capito spesso dopo una gravidanza. Va bene, dai, allora. Spero che ti riprenderai presto, Bacco, ovviamente. Comunque, le bambine tutto a posto, alla fine. Si sono riprese completamente. Qual è la data? Domani, Zerenghino. Esce proprio domani il nuovo kill. Ah, che belli ti becchini. Perché non sento i volt? Io mi sa che ho un problema di audio perché non sento i volt e queste cose qua. E non capisco perché. Quanta gente che c'è? Facciamo così. Quella roba della TV che sei più veloce quando esci dalla TV è molto buona comunque. Oh. Gotcha! Oh, c'ho off the record, sti infame, ok. Unlucky off the record. Così imparati a buggare prima.
Tutto a posto, grazie. Sì, abbiamo tutto bene oggi. Hanno visto anche il pediatra, dobbiamo fare alcuni esami, viste? Mi fa piacere che sia sistemato quasi tutto. Bah. Ciao Matrix, buonasera, benvenuto. Noi tutto a posto, grazie. Mi spieghi come fai a non arrabbiarti quando fanno i tossici e divento più tossico di loro? Anche io no, non divento tossico. Ah, ci sono lì in mezzo, visto la discordance. Qui tutto al solito, esatto. Tutto chill qua. Tutti qua erano, tra l'altro. Ah, ci manca un po' sfortunatamente la TV qui. Però probabilmente dopo che mi vedono che vanno per il chase, può essere che tornino indietro spesso. Infatti eccolo lì, visto. Dopo che te ne vai via per un chase, spesso vanno per l'altro. Diciamo che diamo un bel calcio qua. Vabbè, sei tossico tu. Cosa ti devo dire? Cioè, venir bannati da Among Us ce ne vuole, Umas. Cioè, flammi bambinetti che ci giocano, capisci? C'è qualquadra che non cosa di base, signor Umas. Vediamo se riusciamo a tipparci di qua per prendere... No, dove cazzo stavo camminando? Ho sbagliato tutto sbagliato, tutto sto sbagliando, aiuto! Sì! Ciao Joe, buonasera! Mi è caduta la cena a terra... Mi è caduta la cena a terra... Mi è caduta la terra a cena, ragazzi, mi spiace. Ciao Gio, come stai? Ho voglia di ciobar, che schifo la ciobar. Ciao Ethan, buonasera, benvenuto caro, come stai anche tu? Che ci racconti di bello? Se TV sono terrificanti, porco due. Sono veramente spawnate male, cazzo. Le odio, dalla prima all'ultima. The Dard? No. Io divento un tossicone quando fanno T-Bag. Mi sa che ha laggato, vero? Padella. Io in questo momento. Un barbecue non mi fa vedere una sega. Classico di barbecue. Qua credo che ci sia qualcuno comunque nei dintorni. Ci sono un paio di giant che sono quasi completati. E questo è uno di quelli. Infatti. Quando rompo il gen mi lag, non so per quale motivo. Comunque sei uno dei pochi streamer che legge quando stai in chase, GG a te. Vabbè, ma ormai guardo con la coda dell'occhio la maggior parte del tempo. Quindi, grazie. Tutto bene, ho fatto le crepe, mo chill guardando un killer scarso come Sadako. Contando che ne ho ucciso uno così presto, il game sarebbe già dovuto essere chiuso, fosse un killer normale, considerate sempre questo. Con la velocità del chase che ho fatto, cioè con la velocità del primo che è stato ucciso. È solo quello che mi lascia un attimo sempre perplesso, porco due. Il gatto mi sta mordendo le chiappe. Ehi, salve. Perché sembra tipo un gattino quando viene ittata la Fang? Devo fare... Testa di cazzo, madonna, che odio il body block. Avrà off the record questa? Sì, è off the record. Vediamo un hit e mandiamo poi per la Fang. Brava, metti via la TV. Snake, sei un pagliaccio. Un palloncino ad elio. Oh no, era rotto questo hook. Sì, lo so, grazie Carlo. Tra l'altro, fa culo, il clone è finito, sono passato di 5 minuti. Invece che la death quando cade fa... Quando cade fa il cane. Dove cazzo è andata? Guarda qua. Let's go! Oh, vado un po' al pirla. Mi sono perso il chase con questa cagata che ho fatto. Due.
Devo aspettare per il terzo loop qua. Oh, si stanno curando. Tira, ti lancio i bubini. It's bubini time. Dovrei essere abbastanza lontano. Ho sentito camminarmi dietro, subito swingato. Perché, ma che schifo, Harley? Che è successo? Aspetta. Ciao Drogon, buonasera, benvenuto caro, come stai? Che ci racconti di bello? Com'è andata la tua giornata di oggi? Benvenuto anche a te Carlo, comunque. Scusate, non t'ho salutato. Com'è andata, ragazzi? Snake, sei un pagliaccio puff? Minchia, boh. Allora, mandate in chat un rip. Che cazzo, mandate in chat un emoji. Anzi no, scrivete in chat 1-2 se conoscete le patatine puff e vi piacciono. E se sono le vostre preferite come il sottoscritto. 1 per sì, 2 per no. Bella. Uno? Minchia buona, è puff, vero? Puff a mani basse, best. Best patatine ever. Zero. Cos'è zero? Perché non le conosci con zero? Perché che schifo. Ah, le mani di Sadako, vabbè. Sì, ma si attaccano ai denti, quindi. Ok, si attaccano ai denti. Però è proprio. È proprio la sensazione del sapore del formaggio che è buono. Dovrei andare a vedere un attimo i gen. Quello no, questo qua forse. Sì. Oddio, l'avevo appena iniziato. Puzzano di piedi. Ma sono buonissime! Poi ti rimane tutto attaccato il formaggio alle dita. Esatto, no, che Fonzis, ma che cazzo dici? Ma proprio, no, guarda, Umas, no. Nah, non le conosco. Vabbè, siete perdonati se non le conoscete. Però le Fonzis non mi puoi dire che sono meglio. Non sono sotto il pallet, dai! Va bene, poi giriamo la ruota, Ethan, ricordatelo. Vomito la cena che non ho mangiato. Siete dei pagliacci, siete. Siete dei clown a vapore, proprio. E perché a vapore? Perché no? Non so, pensavo avesse The Dard. Ma hitbox del pallet è infinita, abbastanza, sì. Abbastanza. Molto spesso è tipo il doppio di quello che dovrebbe essere. Buff maggiore Fonzis, change my mind. Assolutamente. I virtual sono una cosa epica, non i puff. Ah, i puffi sono un'altra cosa, Arle. Puffi magari sono quelli che piacciono a te. Però... Ciao, Terry. Voi puffi siamo così? Grazie per avermi lasciato il killer. Tranquillo, Manba. È il minimo. Abbiamo messo anche, ragazzi, se vi interessa, la possibilità di redimmare con 100 bit anche una build. Così che magari qualcuno vuole fare una piccola donazione, vuole aiutare un po' comunque sostenendo lo stream, ha questa possibilità. Vuoi davvero body bloccarmi? Sei un clown. Non funziona così con Sadako, zia. Non funziona. Non funziona. Cazzo, che clown la gente. Dai, tira giù sto palo. Tanto devi tirarlo giù. Esatto, cioè. Ti sei costretto a tirare giù il pallet così. Non è che mi cambia molto. E adesso vengo per te e te tappo, pagliaccia. Due. La light lei, vero? Sì, mi sa di sì. Va, GG. Ed era 4K, boy! Con Sadako, let's go. Ho fame, eh. Allora, io vi ricordo, vi rimembro questa piccola cosa che per chi magari non si ricorda. Ragazzi, io non ceno prima dello stream, ok? Io ceno solo dopo finito lo stream. Quindi dovete comprendere che io non mangio fino alle 3 del mattino di solito. Mi la fa culo. Detto proprio la profonda del mio cuore. Ma sta cosa che fare una serie di BD, ma ci dobbiamo credere. In teoria sì, dovrebbe essere abbastanza. Era annunciato, mi pare, proprio da DBD stesso, dalla Behavior. Però non è che mi ispiri molto, onestamente. Mi ricordo che sono conetti. Una volta li adoravo, ma non mi ricordo se fossero al formaggio o meno.
Dei cornetti o dei cornetti? A me è caduta la cena. Vabbè, ma ti puoi mangiare altro. Io sono qua impegnato a chiacchierare con voi. Mica mi posso mettere a mangiare davanti alla webcam. Non è proprio carino, insomma. Perché mai dici non mangio, Saku? Perché mi sveglio tardi dopo il riposino e non riesco mai a avere tempo per mangiare. Pazzo, mamma mia, non ce la farei a venire direttamente in stream. No, no, non sono formale. Allora no, fa schifo. La mia richiesta del piramide la fai ora o più tardi, Buki? Ah, dipende. Puoi o donare 100 bit o usare 5.000 punti canale. Se lo fai, lo gioco. Ciao, Luis, comunque, buonasera, benvenuto, caro, come stai? Con i killer da behavior. Ma tutti i vari killer famosi no. Beh, quello per forza. E ho dei dubbi anche sulla Legion. Perché? Questo killer mi piace essendo su PS5. Non sono molto bravo. Ma allora, a me non piace, non mi diverte Sadako. Però ha un suo perché. Cioè, alla fine è carino da giocare. Perché comunque Sadako ha un gameplay molto veloce. Nel senso che ti tippi, vai da una parte all'altra.